Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro che sono certo sarà affascinante per tutti noi, in cui vogliamo ricordare un evento straordinario avvenuto 50 anni fa, il primo sbarco dell'uomo sulla Luna. E il titolo del meeting di quest'anno è evocativo, di qualcosa che ha profondamente a che fare con il tema di oggi. Nacque il tuo nome da ciò che fissavi. E se c'è qualcosa, no, che l'uomo ha fissato fin dalla preistoria, fin dalla prima antichità, è proprio il cielo. L'uomo ha maturato la propria coscienza di se stesso all'ombra delle stelle, guardando la vastità del cielo. E nel cielo c'è un astro che forse più di tutti gli altri deve aver catturato l'attenzione degli antichi, addirittura appunto dell'uomo preistorico, ed è la Luna. La Luna con la sua luce, con la sua forma strana, misteriosa, che cambia ciclicamente nel tempo. Ci sono dei reperti archeologici credibili che mostrano che già l'uomo di Cro-Magnon, più di 30.000 anni fa, era un attento osservatore del cielo e riconosceva la regolarità del ciclo lunare. E quello sguardo pieno di meraviglia dell'uomo antico ha dato inizio a un percorso che dopo tantissimo tempo, e fa impressione pensarlo, ha portato alcuni uomini, alcuni di noi come rappresentanti della nostra umanità, a viaggiare verso la Luna, a camminare sulla Luna e a tornare indietro sani e salvi. È qualcosa che realmente in un certo senso ha cambiato per sempre la nostra percezione di noi stessi come abitanti del nostro pianeta e come abitanti del nostro universo. Questo accadeva il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11, come ben sappiamo, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcavano sulla Luna e il loro collega Mike Collins li attendeva nell'orbita lunare da solo per il rientro. Nel frattempo sono accadute in questi 50 anni moltissime cose. Oggi avremo l'opportunità di renderci conto di tutto questo. Da una parte, da 20 anni la stazione spaziale internazionale che orbita intorno alla Terra ha visto succedersi un grande numero di astronauti che ininterrottamente l'hanno abitata per 20 anni, portando a termine una grande quantità di esperimenti scientifici. Dall'altra, l'esplorazione robotica del nostro sistema solare ci ha portato ben più lontano della Luna, ci ha portato a visitare e a sbarcare su alcuni dei corpi del sistema solare, Venere, Marte, Titano, che è uno dei satelliti di Saturno, addirittura su una cometa. E siamo arrivati ai bordi del sistema solare e a superarli con la navigazione, con l'esplorazione robotica. Bene, oggi abbiamo qui al meeting due grandi testimoni, due protagonisti di tutta questa impresa, che è l'impresa dell'esplorazione spaziale. E sono due amici, due ospiti che hanno un profilo di altissimo livello mondiale. E io li voglio ringraziare doppiamente perché sono entrambi già amici del meeting, sono qui tornati al meeting e quindi doppiamente li ringraziamo per la loro presenza. Allora li presento rapidamente, anche se di fatto non c'è molto bisogno di presentazione per due figure di questo calibro. Paolo Nespoli è un esempio di
un'immagine positiva, grande del nostro paese nel mondo, astronauta e ingegnere. Paolo, subito dopo il liceo, ha prestato servizio militare nei paracadutisti ed è rimasto lì per 8 anni, dopodiché ha lasciato l'esercito per prendere una laurea in ingegneria aerospaziale a New York. Poi ha lavorato come ingegnere in Italia e in Germania per 8 anni, prima di essere selezionato dall'Agenzia Spaziale Italiana come astronauta. E nei suoi 20 anni di servizio da astronauta ha volato per ben 3 volte nello spazio. La prima volta nel 2007 con lo Space Shuttle, quindi americano della NASA, per una missione di 15 giorni di costruzione della missione spaziale, della stazione spaziale. La seconda volta a cavallo tra il 2010 e il 2011 con la navetta russa Soyuz, con una missione che è durata 159 giorni, sempre nella stazione spaziale, e la terza missione nel 2017, di nuovo nella stazione spaziale, per altri 139 giorni nello spazio. Quindi in queste 3 missioni Paolo ha eseguito una grande quantità di esperimenti scientifici ed è rimasto nello spazio da extraterrestre, come lui piace dire, come è oggettivamente, per un totale di 313 giorni nello spazio. Grazie Paolo di essere qui. Roberto Battiston. Roberto è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018 ed è una delle figure più autorevoli a livello internazionale nel mondo dello spazio. È uno scienziato, è ordinario di fisica sperimentale all'Università di Trento, si è formato alla Normale di Pisa e poi all'Università di Parigi, Orsay, e il suo campo principale di ricerca è lo studio della fisica fondamentale, sia con esperimenti in acceleratori di particelle, sia nel settore spaziale attraverso lo studio dei raggi cosmici, di cui è uno dei massimi esperti. Ha coordinato insieme al premio Nobel Samuel Ting l'esperimento AMS a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e che è dedicato attraverso lo studio dei raggi cosmici a sondare l'esistenza e le proprietà di antimateria e materia oscura. Roberto, negli anni in cui è stato presidente dell'ASI, ha dato realmente un nuovo impulso alla nostra agenzia spaziale e ha rilanciato con autorevolezza il nostro paese nel contesto internazionale del mondo dello spazio. Grazie Roberto per essere di nuovo con noi. Allora, incominciando questo dialogo, vorrei domandare a voi, appunto, parliamo di un evento di 50 anni fa. 50 anni fa eravamo un po' tutti e tre dei ragazzini, 10-12 anni, grosso modo, no? E qui ci sono anche dei ragazzini di questa età. Allora, già a quell'età magari è possibile aver ricevuto un segno che può avervi colpito. Avete un ricordo di quel lontano? Un segno successo. Del destino, giusto? Per me il segno del destino erano proprio queste missioni spaziali di questi astronauti che sfidavano l'impossibile per fare una cosa impossibile. E a luglio del 1969, io guarda caso sono originario della Brianza, della Lombardia, e raramente ci spostavamo da lì eccetto per le ferie, e in quel periodo ero in colonia marittima cattolica, quindi non lontano da qua. E ricordo ancora i miei genitori che sono venuti qualche giorno a trovarmi e una sera mi hanno detto: ah, stasera dobbiamo andare, e mi hanno portato fuori da questa colonia per andare a vedere questo sbarco sulla Luna.
E se devo essere sincero, io non capivo l'eccezionalità di questo evento, perché per me era ragazzino, per forza che si andava sulla Luna, qual è il problema? Stanno solo andando, eccoli lì, ce lo prendevo come una cosa normale. Io, se ho capito l'eccezionalità, l'ho capita primo perché è stato veramente difficile trovare un posto dove si potesse andare, non è che allora i televisori pubblici si trovavano, siamo andati da qualche osteria, non ricordo neanche, ricordo un posto fumoso, tutti pigiati, queste cose così. E questa eccezionalità l'ho vista attraverso gli occhi dei vecchi, tra virgolette, di quelli che avevano poco più anni di me, che guardavano questa cosa con questa trascendentalità. E alla fine, dov'è la cosa così eccezionale? Da grande farò anch'io l'astronauta. Te, beccati questa. Tu, Roberto, ti ricordi qualcosa? Ma avevo circa 12 anni in quel periodo e mi ricordo questa televisione che rispetto a quelle di oggi era proprio una specie di giocattolo molto... penso che non fosse ancora a colori quella che io stavo vedendo sicuramente. E il famoso dibattito di Tito Stagno con Orlando in America su chi se era arrivato o non era arrivata. Devo dire la verità, ci ho messo un po' di tempo a capire. Le cose che dice Paolo sono in quegli attimi, se tu sei troppo giovane o c'è la guida di un adulto che ti fa porre le domande giuste o ti racconta un po' le storie su cui devi concentrarti, o non è così banale di percepire la straordinarietà. Devo dire che negli anni che sono seguiti, specialmente in questi ultimi 10-15 anni, questa eccezionalità ha sempre preso più spessore, perché poi ne discuteremo fra poco, cioè per capire cosa è rimasto a 50 anni di distanza ti fa capire come veramente è stato straordinario quel periodo. Che cosa secondo te, Paolo, da astronauta, quali sono stati sinteticamente gli aspetti più sorprendenti, più significativi di quella particolare missione? Dell'Apollo 11? Ci sono delle cose, ne parlerò poi più avanti, delle cose particolari, delle peculiarità, ma di fatto, cioè, se io ci penso oggi, alla fine sono stato 313 giorni nello spazio, ma ci sono dei colleghi che sono stati 500, 600 giorni, 800 giorni. E per cui verrebbe da dire, beh, gli 8 giorni di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins sono poca roba. Ma non è così, perché all'inizio, quando uno fa una cosa che non ha fatto nessuno, allora lì fai un lavoro di frontiera. E questa cosa di fare una cosa che non ha mai fatto nessuno... è teoricamente semplice rispetto a una missione su una stazione spaziale. Oggi la vedremo poi, le complicazioni di una missione di lunga durata sulla stazione, sembra addirittura più facile andare sulla Luna, ma quando la fai per la prima volta è una cosa completamente diversa, ed è questo un po' come oggi vedo loro come ancora i pionieri. È paradossale quando ci troviamo, perché ogni tanto ci troviamo, ho appena fatto una conferenza con Michael Collins e ho fatto un'altra conferenza con Buzz Aldrin, purtroppo Neil Armstrong è morto qualche anno fa, e loro ti guardano dicendo, sei stato 313 giorni nello spazio, e io dico sì, ma voi siete stati sulla Luna, per cui c'è questa cosa così. Di fatto oggi noi siamo dei lavoratori, dei metalmeccanici spaziali sostanzialmente, loro invece sfondavano le porte o i muri della conoscenza di allora, e abbiamo bisogno ancora di tornare lì, abbiamo bisogno di, sì, magari ritornare sulla Luna, ma sicuramente andare su Marte, questa sarà una cosa importante. Ma a me fa molto riflettere lo stato d'animo complessivo sia naturalmente della NASA, degli scienziati, dei tecnici e degli astronauti, ma dell'intero paese che ha affrontato questa incredibile, poi sicuramente toccheremo questo tema, missione lanciata da Kennedy, probabilmente senza rendersi conto di cosa stava facendo, affrontandolo con la massima serietà, perché stiamo parlando di 400.000 persone che hanno lavorato per 10 anni fra una cosa e l'altra, di un investimento che ha toccato il 5% dell'intero investimento federale per tutti questi anni, ma se uno ci pensa un attimo in prospettiva, stavano affrontando una cosa difficilissima, piena di imprevisti, di pericoli, con una capacità e una reattività straordinaria, perché tutto è andato, a parte purtroppo l'Apollo 1, che sappiamo
su una cosa apparentemente stupida, però era sfuggita, ha perso 3 astronauti, ma tutta la sequenza delle missioni prima intorno alla Terra e poi intorno alla Luna, poi gli atterraggi, la quantità di cose che potevano andare storte è stata straordinaria. La stessa Apollo 11 è stata una serie di correzioni applicate all'ultimo momento, e l'Apollo 13 ha dimostrato, se era necessario, quanto era rischioso, e la capacità straordinaria di correggere sulla base di quello che avevano preparato, conosciuto, sulla base della capacità di team, della reattività, dell'entusiasmo, di superare delle cose veramente straordinariamente difficili. Questo aspetto forse è quello che maggiormente rende quell'operazione straordinaria, e non so se si sia più ripetuto, perché tutte le altre avventure umane nello spazio da questo punto di vista non possono raggiungere l'intensità di quegli anni. Bene, allora direi a questo punto, chiederei a Paolo di introdurci un po' nel vivo di quella impresa, di raccontarci coi suoi occhi, con la sua esperienza, che cosa è accaduto, e anche di dirci qual è la sua esperienza, la tua esperienza di vivere nello spazio, di vedere la realtà da quel particolarissimo punto di vista. Benissimo, quindi ho circa una ventina di minuti per 450 slide. Il discorso qua è complesso, su tutta la questione della Luna bisognerebbe veramente andare a fondo, quindi scusatemi se tocco le cose velocemente, però insomma partiamo così da qualche cenno storico. L'avventura umana nello spazio è cominciata nella Seconda Guerra Mondiale. Paradossalmente le guerre alla fine generano tutta una serie di avanzamenti importanti dal punto di vista tecnologico, che è una cosa un po' paradossale, ma alla fine era così. I tedeschi avevano inventato la V1, la V2 e avevano aperto le porte allo spazio. I russi avevano catturato questo sapere e nell'ottobre 57 hanno sorpreso il mondo lanciando il primo satellite, e hanno sorpreso gli Stati Uniti, che fino a lì avevano fatto poco o niente nel settore, anche se a dire il vero erano stati proprio gli americani nel 1929 a fare il primo motore liquido per lanciare delle cose. Ma comunque, 57 passa sopra questo coso, tutti così, e improvvisamente nel 61 addirittura vola il primo essere umano nello spazio, un sovietico, Yuri Gagarin, che scombussola un po' tutto e lascia gli americani veramente questa volta a bocca aperta. Avevano cominciato anche loro nel 58 timidamente col progetto Mercury, poi il progetto Gemini, poi il progetto Apollo, ma di fatto non è che ci credessero molto, gli continuavano a saltare tutti i razzi, le cose non funzionavano, non avevano abbastanza soldi, non ci mettevano la testa, insomma le cose non andavano benissimo, finché è arrivato un giorno del settembre del 1962 dove il presidente degli Stati Uniti, Kennedy, ha sorpreso il mondo e ha sorpreso gli stessi Stati Uniti. Quello in basso a destra con la testa abbassata qui è il vicepresidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, che mentre Kennedy fa un discorso che è un discorso che cambia la storia, è lì che si fa i fatti suoi perché non capisce neanche quello che sta succedendo. Così come tutti i tecnici che c'erano, questo discorso è stato fatto a Houston, allora cominciavano a lavorare per le cose spesso, dicevano no, ma come faremo a fare questa cosa? È impossibile, i russi ci sono passati avanti, sono già andati nello spazio e noi non riusciamo neanche a mandare un topo, non riusciamo a far niente. Ma lui ha fatto questo discorso, un discorso veramente incredibile, dove dice, tradotto in italiano, abbiamo deciso di andare sulla Luna questo decennio, di fare altre cose non perché siano semplici, ma perché sono difficili. Avete mai sentito un politico dire oggi facciamo questa cosa perché è difficile, invece di farla che è facile? E non solo, con il risultato che sarà dopo la fine del suo mandato, per definizione. Entro questo decennio di andare sulla Luna non perché siano semplici, ma perché siano difficili, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e capacità
non è scappato via da un test impossibile da battere, l'ha preso a pieno, e perché dice: questa è una sfida che vogliamo accettare, che non abbiamo intenzione di rimandare, che abbiamo intenzione di vincere, così come altre. Sentiamolo un attimo. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Parlando poi, arrivando alla NASA e parlando con i tecnici, hanno tutti detto che hanno pensato che Kennedy avesse fumato prima di questa cosa, perché era assolutamente impossibile a quel punto passare con i russi che avevano mandato il primo satellite, il primo uomo, la prima donna, la prima passeggiata spaziale. Loro non riuscirono neanche a staccarsi da terra. Come facevamo? Come avremmo fatto a battere questa sfida? Ma si sono messi d'impegno, hanno cominciato a costruire le cose, hanno dato alla NASA il mandato, mettendo a disposizione i fondi e dandogli l'obiettivo strategico di vincere questa sfida per il paese. E questa è una cosa importante che oggi non riusciamo a fare, non riusciamo ad avere un obiettivo strategico a lungo termine, per cui continuiamo ad andare avanti con piccoli progettini che vanno bene ma non danno un risultato strategico molto grosso. Volevo farvi vedere questa cosa dell'Apollo, questi sono gli stemmi della missione Apollo, e allora come oggi negli stemmi delle missioni di solito ci sono i nomi degli astronauti che fanno parte di queste missioni. Sono pochissimi, su 200 e passa stemmi di missione, quelli che non hanno il nome degli astronauti, sono 2 o 3 o 4 al massimo in tutto, e se guardate lo stemma della missione Apollo 11, è stata la prima missione dove gli astronauti non hanno volutamente messo i loro nomi, perché era una coscienza molto forte quella di andare sulla Luna rappresentando il genere umano. Sì, certo, c'era l'Aquila che rappresentava gli americani, queste cose così, ma di fatto questa coscienza molto forte è di andare a rappresentare il genere umano, cosa che si è sentita poi quando sulla Terra, quando poi sono atterrati, è sembrato che tutti noi fossimo andati nello spazio, non gli americani, anche se in effetti erano andati loro. Questo è il momento in cui Neil Armstrong è sceso dalla scala, non sapeva che cosa aspettarsi, magari potevano essere delle sabbie mobili o una specie di talco sarebbe sprofondato, quindi si è fermato sul piattello. Le prime parole che ha detto non sono state quelle famose, ma è stato: sono sul piattello, sto cercando di capire cosa succede, ho riprovato a risalire sulla scala perché il gradino era molto lungo e quindi sono pronto a scendere dal piattello. Mette il piede fuori dal piattello, dice: è una specie di polvere, e ha detto la famosa frase ripetuta qua: it's a small step for a man, a giant leap for mankind. Un piccolo passo per un uomo, un balzo incredibilmente forte per l'umanità. E questa di nuovo era il senso di andare nello spazio come razza umana, come genere umano, e fare questa, tra virgolette, conquista. Ci sono state tante foto, interessante come tutte le foto che abbiamo sono di Buzz Aldrin, fatte da Neil Armstrong. Non ci sono foto della Luna di Neil Armstrong, l'unica che è questa, dove si vede Neil Armstrong riflesso nella visiera di Buzz Aldrin, e la ragione è che Neil Armstrong aveva la macchina fotografica e dopodiché l'avrebbe dovuta passare a Buzz, ma di fatto è arrivata la telefonata del presidente Nixon degli Stati Uniti, che doveva essere corta, una telefonata di congratulazioni, invece ha continuato a parlare, e appena ha finito la telefonata gli hanno detto: tornate immediatamente dentro, è finito il tempo, e quindi non si sono più passati le macchine fotografiche. Qualcuno diceva che era anche Buzz Aldrin che gli girava il fatto di non essere stato il primo e non ha fatto nessuna foto di Neil Armstrong, e quindi questa è un po' la cosa. Ma tra le foto che hanno fatto la foto di un'impronta
dello scarpone sulla Luna. Una foto famosa. Si sapeva che c'erano queste foto, allora le foto dovevano essere, erano con delle macchine fotografiche, non erano digitali, quindi era un problema mandare questa cosa, erano riusciti a digitalizzare, insomma, ma ci voleva tempo. E la cosa ha infastidito un po' specialmente noi europei, perché eravamo 7 ore avanti rispetto agli americani e c'erano le date di chiusura, l'ora di chiusura del giornale, il giornale doveva essere stampato alla sera e ancora non c'erano queste foto, e quindi i giornalisti di allora si sono arrabattati un po' come potevano, mettendo le foto che avevano, del lancio, dei disegni, che naturalmente è stata una cosa storica, insomma tutto quello che avevano. Però vedete, c'è al massimo questa foto recuperata dalla televisione, per quanto si poteva vedere, perché allora i mezzi, già tanto che ci avevamo la televisione, tra l'altro il primo uso dei social media in un certo senso, se ci pensate, per portare la gente nello spazio, gli è costato caro fare questa cosa, hanno messo i loro panni in piazza, pensate che i russi non hanno mai pubblicato niente, pubblicavano le cose il giorno dopo, 2 giorni dopo, dicendo è andato Yuri Gagarin nello spazio, ma non ti facevano vedere quando saltavano i razzi, quando facevano le cose che non funzionavano, no, facevano vedere solo le cose che volevano loro, mentre gli americani hanno deciso di usare un po' a modi social media in diretta. Ancora un po' di sensazionalismo che abbiamo ancora oggi nella stampa, la prima fotografia della Luna, la Luna è conquistata con un disegno, e finalmente il Messaggero ha messo Luna primo passo con la foto di questo scarpone che ha lasciato l'impronta, gli unici in tutti i giornali europei, gli unici che avevano questa foto di questo scarpone, quindi l'hanno messa, e certo che poi il giorno dopo, quando è arrivata la foto, si è scoperto che, siccome non ce l'avevano, sono andati a Fregene con uno scarpone di un pompiere, hanno fatto la foto loro, e questo la dice lunga sul fatto che ogni tanto anche noi ci mettiamo con questa storia delle bufale, di queste cose, dobbiamo pubblicare una cosa, è meglio non pubblicare niente ed essere che sicuri sia reale, o pubblicarla poi si vedrà, o addirittura farsela, ecco, questo fa anche un po' parte di tutti i misteri della Luna, quindi questo è interessante questa cosa. Ma andiamo avanti, io ero questo ragazzino così bello, carino, a Cattolica, che bello, cosa farai da grande? Voglio andare sulla Luna a guidare la Jeep lunare, bravo, mi dicevano, studia che ce la farai. Sì, vabbè, ciao, perché praticamente era impossibile, no? C'erano pochi astronauti americani, pochi cosmonauti russi, e quindi non è stata una cosa semplice, il percorso è stato molto complesso, ci sono voluti anni e anni e anni, e addirittura sono stato selezionato quando avevo già più di 40 anni come astronauta, cioè ci è voluto tempo, tenete conto che avevano meno di 30 anni gli astronauti, o attorno ai 30 anni gli astronauti che sono andati sulla Luna, io 40, sono stato selezionato nel corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, e ci sono voluti altri 10 anni o 9 anni prima di volare nello spazio. Ho volato il primo volo nel 2007, un volo di costruzione della stazione spaziale, l'ho fatto quando avevo già più di 50 anni. E sono stato estremamente fortunato nell'essere selezionato, nel riuscire a diventare astronauta. Oggi lo scoglio più grande per volare nello spazio è quello di o essere selezionato come astronauta o essere miliardario e riuscire a comprare un volo, perché non so, 20, 30, 40, 50 milioni di dollari, se vi avanzano potete comprare un volo oggi per andare nello spazio. Non andiamo più sulla Luna da allora. Dal 1972 questa è stata l'ultima missione sulla Luna, ma andiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è molto più vicino alla Terra, siamo solo a 400 km, ma la bellezza di questa Stazione Spaziale Internazionale è che lì si trovano cose che sulla Terra non si trovano, delle condizioni particolari per cui si possono fare delle cose che sulla Terra non si possono fare, e questa è la ragione perché andiamo lì, non perché ci piace, perché è bello, perché lì puoi fare esperienze, puoi fare ricerca che sulla Terra non puoi fare, perché lì ci sono almeno 2 condizioni uniche. La prima è il fatto che non senti la forza di gravità. La ragione per cui sono qua oggi seduto col piede così è perché nell'ultima presentazione che ho fatto il furbo nel dimostrare gli effetti della forza di gravità. Ecco qua, mi sono dimenticato che la forza di gravità è grave e quindi sono riuscito a spaccarmi un osso del piede, ma di fatto lì
uno non ha più, non riesce più, non sente più questa forza di gravità, e tutte queste mini forze che ci sono, ma non si vedono perché la forza di gravità è un elefante grosso, tutte queste formichine che sono attorno a noi improvvisamente diventano apprezzabili, diventano misurabili, ci permettono veramente di espandere la nostra conoscenza, di fare delle cose veramente spaziali. E poi la stazione spaziale non è che li ferma così a 400 km, gira attorno alla Terra a 28.000 km all'ora, che sono circa 8 km al secondo, il che vuol dire che di sera, quando è finito di lavorare, puoi andare lì e guardare di sotto. E cosa vedi? La Terra che ti passa via di sotto, ti passa via 8 km al secondo. Se c'hai un'oretta di tempo, un'oretta e mezza, fai il giro completo del mondo. Vedi un'alba e un tramonto, vedi un pezzo di terra di notte dove si accende tutto perché noi siamo dappertutto, e poi lo vedi di giorno, vedi quattro stagioni, cinque continenti, insomma è un bel vedere e ti dà una prospettiva completamente diversa. Quindi queste due cose, della possibilità di fare degli esperimenti o delle attività che non si possono fare sulla Terra, la possibilità di guardare la Terra da lassù con degli occhi diversi, da extraterrestre, sono le cose che penso faranno il futuro del volo spaziale come turista. Forse tutti ci potremo andare, vero Marco, vero Roberto? Quando i prezzi si abbasseranno, probabilmente ci andremo anche noi. Oggi sulla stazione, una volta andavano sulla Luna, se uno ci pensa, sono stati poche ore sul suono lunare, sono andati e tornati in 8 giorni. Noi oggi andiamo sulla stazione e siamo lì come forza lavoro. C'è un centro di controllo a Houston che cerca di riempire questa giornata lavorativa di 6 astronauti in un posto isolato, confinato, e di fare in modo che producano il miglior numero di cose possibili, che siano molto più produttivi. E quindi bisogna organizzarsi, non è che ti svegli la mattina, cosa facciamo oggi? Facciamo un esperimento di genetica, no? Ti svegli la mattina e fai quello che ti dicono di fare e devi stare attento a farlo. Facciamo circa 8 ore e mezza di lavoro vero, 2 ore e mezzo di esercizio fisico e teoricamente 1 ora di pausa pranzo, tra le 7:30 di mattina e le 7:30 di sera. Poi in teoria c'è cena, ti lavi, riposi, fai quello che vuoi, ti svegli la mattina e ricominci da capo. Di fatto nessuno ti dice cosa fare dalle 7:30 di sera alle 7:30 di mattina, contrariamente al fatto che dalle 7:30 di mattina alle 7:30 di sera ogni minuto è pianificato, per il resto fai quello che vuoi e quindi è lì dove ti puoi sbizzarrire, andare sui social media, fare foto, fare altre cose, devi cercare anche di dormire un po'. Questa è una giornata lavorativa più o meno di un anno fa, vedete che le cose sono compresse, c'è questa linea rossa tratteggiata che ti dice dove sei e cosa dovresti fare, quello che c'è sotto rispetto alla tua posizione è quello che devi fare. Il bravo astronauta, l'astronauta migliore, è quello che riesce a fare quello che c'è scritto sotto senza scombussolare, perché ogni errore che fai, ogni tempo che perdi, ogni cosa che non riesci a fare provoca delle onde che si ripercuotono su tutto il resto della missione. Quindi vieni anche giudicato sulla tua capacità di seguire il programma e di non fare errori. Se vai troppo forte non va bene, per esempio. Quelli che vanno troppo forte non vanno bene perché scombussolano anche loro il sistema. Quindi teoricamente, se fai quello che ti dicono di fare, sei l'astronauta migliore. Ora, una cosa veloce è che sulla stazione veramente tutto il lavoro che facciamo è rivolto a ampliare la nostra conoscenza. Io metterei il lavoro che viene fatto sulla stazione sulla ricerca di base, nella categoria di ricerca di base. Questo per rispondere alla domanda che mi fanno spesso e volentieri: Nespoli, 313 giorni nello spazio, ma che cosa c'ho io a casa mia che lei ha fatto? E la mia risposta di solito è boh. Come boh? È boh. Perché fare ricerca non è come andare al supermercato. C'ho 10 euro, vado al supermercato, compro un litro di acqua, 3 panini, una mela, una pera, ecco questo è quello che un'ora dopo torno, questo è comprato. Non è così. La ricerca è un investimento nel futuro. Vuol dire che metto a disposizione dei fondi alle persone che sanno fare quel lavoro e che potrebbero in futuro trovare qualcosa che mi sarà utile forse tra 20 anni, forse. È una perdita di tempo, una perdita di soldi? Vogliamo qualcosa subito, lo vogliamo tra 10 minuti? Non funziona così. Le nazioni che fanno ricerca, che investono nel futuro, sono quelle che alla fine vivono meglio, quelle che trovano le cose nuove, quelle che si modificano e cambiano. Gli altri finiranno come i dinosauri
fossilizzati, morti, e non hanno capito che il tempo cambia e che bisogna evolversi. Per cui è necessaria la ricerca. Se uno va a vedere questa slide della NASA, dice che nella spedizione 51-52, quella dove ero nel 2017, abbiamo fatto 330 esperimenti in totale, nei tutti i campi: biologia, biotecnologia, scienza della terra, scienza dello spazio, educazione, attività culturale, ricerca umana, scienze fisiche, tecnologia, qualsiasi cosa la fai sulla stazione. E poi però non hai il risultato immediato. Per finire un esperimento sulla stazione ci vogliono dai 2 ai 5 anni, non sono 10 minuti, non è un giorno, non sono 3 mesi. Solo per fare l'esperimento, per avere il dato, ci vogliono 2 ai 5 anni. Dopodiché, dagli 1 ai 3 anni, perché gli scienziati analizzano i dati, e poi dai 3 ai 20 anni, prima che ti ritornino i risultati. Ma se non fai questo investimento, non avrai mai niente. Quanti siamo qua? Quanti siamo? 1 migliaio. C'è nessuno qua che ha mai trovato una pepita d'oro? No? E allora vuol dire che non ci sono le pepite d'oro, giusto? Ci sono o non ci sono? E come mai non le avete mai trovate? Perché non le avete mai cercate. E quindi andate avanti per il resto della vostra vita senza cercare. Adesso tutti quelli che vanno fuori di qua a casa a guardare, vediamo la pepita d'oro. Ecco, quello è fare ricerca e farla male. Perché probabilmente nelle strade di Rimini le pepite d'oro, se c'erano una volta, non ci sono più. Bisogna andare a cercarle nel posto dove ci sono, con l'apparecchiatura giusta, con la gente giusta. Allora le trovi. Ma non puoi andare lì a dire: adesso sto qua 6 mesi e trovo 20 kg d'oro. E non funziona così. Puoi trovare una pepita di 50 kg e puoi trovare niente. Ma devi fare un investimento. Se lo fai a lungo termine, a lungo tempo, con l'equipaggiamento giusto, la cosa giusta, i risultati ce li avrai. Ed è questo che dobbiamo fare. Fare ricerca è come cercare le pepite d'oro. Speri di trovarle, ma non sei sicuro. Ma se non le cerchi e non le cerchi bene, non arriverà mai da nessuna parte. E credo che sia necessario per una nazione avanzata continuare la ricerca, perché portare avanti la nostra conoscenza vuol dire vivere meglio in futuro, ma anche arricchire il paese e le persone. Allora, grazie. Prendo ancora qualche minuto, sono arrivato al termine dei miei 20 minuti, qualche minuto velocissimo per farvi vedere una carrellata super veloce. È interessante come sulla stazione spaziale viene addestrata per 3, 4, 5, 6 anni e sei su e devi fare tutto tu, perché non c'è l'idraulico sulla stazione. Se si rompe il gabinetto, Houston, mi mandate l'idraulico, non funziona così. Devi essere tu che fa funzionare la stazione. Se c'è da fare un esperimento di genetica, no, ma io sono ingegnere, fa l'esperimento di genetica. Se qualcuno si fa male, indovina chi ti cuce? Un ingegnere. Cioè devi fare sostanzialmente tutto, e abbiamo delle apparecchiature incredibili dove si fanno ricerche sugli animali. Queste sono delle culture di cellule cancerogene, abbiamo frigoriferi speciali, andiamo a guardare come si comporta il cervello, andiamo a guardare come si comportano le fiamme, una cosa incredibile da fare nello spazio. Tra l'altro si è scoperta nel 2017 una nuova classe di fiamme che potrebbero portare al miglioramento dell'efficienza dei motori a scoppio, per esempio, e l'abbiamo scoperto nello spazio perché non c'è la forza di gravità. Come coltivare meglio le piante, come fare delle diagnostiche a lungo raggio, della telemedicina. Qui con questo esperimento dell'Agenzia Spaziale Italiana ho fatto delle analisi che oggi in Italia possono essere fatti da solo da 2 ospedali, li ho fatti da solo sulla stazione, il medico a terra è riuscito a dirmi che cos'erano queste cose, che vuol dire che in futuro potremo fare l'analisi a casa dei pazienti invece di portare i pazienti all'ospedale, che è una cosa più intelligente tra l'altro. I problemi dell'assenza della forza di gravità con lo spostamento dei liquidi che ci fa diventare osteoporotici, probabilmente questa rottura è anche per un po' di calcio che ho perso nello spazio, il mio tallone era più debole del normale. Esperimenti educativi, esperimenti sui fluidi, esperimenti sui muscoli, esperimenti tecnologici dove lanciamo satelliti, anche questo è un esperimento tecnologico sulle radiazioni, esperimenti di metallurgia, anche questo è un altro esperimento di metallurgia, parliamo con le scuole per cose educative, facciamo esercizio fisico, insomma è interessante come ti svegli la mattina e puoi fare, che ne so, puoi lavorare sul gabinetto in un'operazione di mantenimento, dopodiché fa un esperimento di
di genetica, poi fai un esperimento di botanica, poi un esperimento di metallurgia, poi ti fai le tue ore, due ore di educazione fisica o di esercizio fisico, poi già che ci sei parli col Presidente della Repubblica e poi già che ci sei ancora parli addirittura col Papa. Per cui tra l'altro è interessante come parli col Presidente della Repubblica e parli di ricerca, di sviluppo, dell'importanza che l'Italia sia rappresentata in orbita, di tutte queste cose così, l'importanza... Poi parli col Papa e ti chiede su Dio, su come vediamo la Terra da lassù, su come, cioè su queste domande veramente incredibilmente grosse, pesanti, che a noi, io francamente mi trovo, scusi, io sono un ingegnere aerospaziale, sto manovrando il braccio meccanico, sto guardando queste cose, e difatti la chiusura di questa conferenza è stato un invito a Papa Francesco a venire in orbita con noi. E veramente questo, ecco, chiudo su questo, sono veramente contento del fatto che si sta aprendo il volo spaziale al turismo, non tanto perché ci sono i turisti, ma perché ci manca nello spazio una fetta della popolazione che potrebbe portare veramente tanto. Oggi il fatto che siano solo tecnici nello spazio è un po' limitante. Voi pensate che cosa potrebbe fare, che ne so, un fotografo, un poeta, uno scrittore, un regista, fare un film in assenza di gravità, un teologo, un sociologo in questo ambiente completamente diverso, sicuramente allargherebbero il nostro modo di vedere e ci porterebbero tutti nello spazio, e mi aspetto che in futuro faremo proprio tutti così. Quindi ci vediamo su Marte, giusto? Tra l'altro, quel 26 ottobre 2017, quando ci fu questo dialogo con Papa Francesco, tu, Roberto, eri di fianco al Papa, mentre Paolo era sulla stazione spaziale. È stato un colloquio veramente affascinante, anche perché Papa Francesco è riuscito a mettere a suo agio tutti gli astronauti, russi e americani, poi c'era Paolo, e farli veramente coinvolgerli, le risposte che sono state date, le sue domande sono state molto interessanti. Torniamo alla Luna, torniamo a questo evento di 50 anni fa. Ti vorrei chiedere, Roberto, adesso nel tuo intervento, se ci fai cogliere anche quello che è il valore non solo tecnico, ma proprio anche umano, culturale, direi simbolico, di quell'evento, e che cosa, da grande esperto quale tu sei, diciamo, della situazione, della prospettiva futura dell'esplorazione spaziale, che cosa ci possiamo aspettare? Abbiamo parlato già di Marte, di quello che può essere l'oltre. Bene, io proprio partirei da qualche considerazione sulla grande impresa lunare che ricordiamo oggi, e per entrare un po' nell'ordine di idee e capire cosa ci può aspettare nel futuro. L'Apollo 11, la preparazione, ma in particolare quelle ore particolarissime dell'allunaggio e poi della discesa sul nostro satellite, è stato forse uno di quei rarissimi momenti in cui c'è stata una profonda attesa, un fascino condiviso a livello globale. Ricordiamo che si parla di 500-600 milioni di persone che hanno guardato attraverso l'obiettivo di una compatta fotocamera, una delle prime telecamere sicuramente nello spazio, ma sviluppate probabilmente anche a livello del nostro pianeta, fatta apposta per resistere alle condizioni estreme, che hanno immortalato, e l'immagine ha una potenza evocativa incredibile, quei momenti straordinari. Ma pensiamo un attimo che cosa è successo da un punto di vista tecnico. Per andare sulla Luna occorre un razzo grande, molto grande. Occorre il razzo più grande mai realizzato dall'uomo. E occorre un Saturno 5, il razzo che è stato sviluppato da Von Braun, lo stesso che
dopo che aveva lavorato con i tedeschi per le V1, per le V2 e che è stato portato in America durante la fase finale del conflitto, e dopo è finito a lavorare come direttore del programma Apollo alla NASA. Qui vediamo questo gigantesco razzo. Vi vorrei invitare a riflettere che solo le ultime due pezzettini, quelli in cima, sono quelli che sono arrivati intorno alla Luna, il modulo di comando, e poi sulla Luna il LEM di atterraggio. Tutto il resto serve a spingere il carburante che spinge, alla fine quella piccola parte che va in orbita, perché funziona così, e andare nello spazio si va con un principio di reazione che fa sì che questo sistema può muoversi solo buttando via continuamente un pezzo di se stesso, il carburante che esce fiammeggiante dopo la reazione chimica. Ora, questo meraviglia della tecnologia lo vorrei confrontare con quello che si fa oggi, no? In questa linea di razzi, alcuni sono razzi che sono esistiti realmente, l'Energia, che è un grosso razzo russo, il Falcon Heavy di SpaceX, 70 metri di altezza, poi lo Yenzei Long March 9 cinese, 93 metri di altezza. L'SLS Block 1 è il nuovo razzo americano che sta venendo sviluppato per le nuove missioni lunari, 98 metri di altezza. Poi c'è l'N1, che è stato un progetto mai di fatto realizzato. Il Saturno 5, che c'è 110 metri di altezza. 110 metri è tanta roba. È la corsa, no? I 100 metri, ma in verticale, i 140 tonnellate da portare complessivamente il peso e la dimensione del razzo. Il Block 2 Cargo è un futuro missile derivato dal Block 1 che sarà disponibile in futuro. L'ultimo, il BFR, ne parleremo alla fine della mia presentazione, è il razzo derivato dai Falcon che SpaceX sta sviluppando per andare su Marte. Ora vi faccio notare che gli ultimi due sono il futuro. Il Saturno 5 attualmente, fra i razzi esistenti che hanno operato, è il più grande. Quindi negli anni 60, per andare sulla Luna, si è fatto qualche cosa che nei 60 anni, 50 anni successivi, nei 60 anni successivi non si è più fatto, e si sta pianificando adesso, per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando. Un altro elemento fondamentale riguarda, nei minuti in cui questo gigantesco razzo si è mosso, che cosa ha fatto? Ha bruciato in ogni secondo 100 volte il carburante che corrisponde all'intero volo di Lindbergh attraverso l'Atlantico. Il primo volo di un aeroplano attraverso l'Atlantico ha consumato una certa quantità di carburante. Nei 6 o 7 minuti in cui il Saturno ha spinto per allontanarsi dalla Terra, ogni secondo 100 Lindbergh. Per darvi un'idea, se si riesce, della straordinaria potenza che aveva questo razzo. Ma questo è un aspetto importantissimo di tecnologia avanzatissima, che, ripeto, è molto difficile da raggiungere e da battere, ma molto spesso ci domandiamo quali sono i ritorni del pallonespoli che va nello spazio, piuttosto che Armstrong, Aldrin e Collin che vanno sulla Luna. Bene, le ricadute del programma Apollo sono state tantissime. Quello che lo spazio spinge a fare è ottimizzare il consumo energetico, che è enorme ma deve essere minimizzato, che vuol dire minimizzare la massa, il volume, la quantità di dati che devono essere trasmessi per unità di potenza e di consumo utilizzati. Tutto questo spinge enormemente l'ottimizzazione delle tecnologie sulla Terra, e il programma Apollo in questo è stato veramente eccezionale. Ci sono tantissimi prodotti, ve ne elencherò qualcuno, alcuni sono sorprendenti, che sono entrati nella nostra vita comune, quotidiana, alcuni li abbiamo anche addosso, che non sarebbero esistiti se non ci fosse stato un programma di questo genere. Oggi ancora si calcola che per ogni
dollaro che oggi si investe a livello statunitense, ma a livello anche dei vari altri paesi, nello spazio, vengono ritornati 7-8 dollari o euro, a seconda degli ambiti, di beni prodotti per un investimento nello spazio, 1-7, 1-8. Praticamente il messaggio è un vantaggio, è un investimento utilissimo per la società, perché per quello che si investe il ritorno complessivo a livello industriale e di capacità produttiva è veramente straordinario. Pensiamo a questo, i computer. Ormai i computer sembrano una cosa comune come i panini, non ci rendiamo conto nei telefoni che potenza infinita noi abbiamo. Nel 1946 quella specie di armadio a valvole che riempiva un pezzo importante di questa stanza faceva le 4 operazioni qualche volta, qualche migliaia di volte al secondo, ed era da questo punto di vista inutilizzabile, poteva stare solamente in una stanza operato da kilowatt di potenza. Negli anni ci siamo ridotti ormai a che un computer potentissimo sta sulla capocchia di uno spillo, il nostro telefono portatile ne ha tantissimi. Dove è stata la svolta? Quello che si chiama circuito integrato. Bene, il circuito integrato è stato concepito da un certo signore Jack Kilby da Texas Instruments, che in collaborazione con la NASA, in preparazione di questo tipo di missioni, ha sviluppato il primo circuito integrato funzionante. Bene, questo signore Texas Instruments vi dice qualche cosa? Beh, tutte le ditte di circuiti integrati, le Fairchild, l'Intel che avete nei vostri telefoni, nascono da questo tipo di necessità. Poi il signor Kilby ha preso il Nobel per questo tipo di sviluppo e scoperta, ma il benessere, il beneficio economico, commerciale e tecnologico di circuiti integrati ce l'abbiamo in tasca a bizzeffe ormai e in casa, a tutti quanti lo sappiamo, anche se ci dimentichiamo che c'era un tempo in cui i computer appunto riempivano una stanza di valvole. Altre cose molto più comuni, chi è che non ha usato mai i moon boot? Voi pensate che i moon boot siano derivati dall'assonanza e la forma di queste scarpe, di questi scarponi, di questi stivali con quelli che hanno calpestato la Luna? In realtà è proprio derivato da un ingegnere, si chiamava Al Gross, che era del programma Apollo, che ha sviluppato la sua competenza nel disegno della suola del famoso scarpone che ha pestato veramente la Luna, non quello del giornale di Fregene, e sostituendo quello che era la plastica esistente nelle scarpe di allora, una plastica della Dupont, che aveva la caratteristica di essere uniforme dappertutto e quindi non si adattava alla forma del piede e al peso della persona, con una sorta di estrusione che veniva pompata prendendo la forma e adattandosi alle zone più sotto sforzo. La comodità dei moon boot è proprio questa, per chi li ha usati, che il piede se ne sta veramente adattato perfettamente, che in alcuni punti spinge di più, in altri punti spinge di meno, ed è un modo rivoluzionario per adattare la scarpa al piede e non il piede alla scarpa, che come sapete non è la stessa cosa. Questa è una tecnologia che ha avuto un grandissimo successo. Gli astronauti sono coperti da un tessuto molto particolare. La tuta degli astronauti è una meraviglia, perché dentro alle condizioni del corpo umano, temperatura ambiente 37 gradi, pressione un'atmosfera o giù di lì, raffreddato in modo opportuno, fuori c'è il vuoto. Temperature altissime, centinaia di gradi se sei al sole, centinaia di gradi sotto zero se sei all'ombra. Questa meraviglia è ottenuta con dei tessuti un po' particolari. Bene, questi tessuti sono usati perché sono resistentissimi all'usura, resistentissimi alle temperature estreme. Beh, l'hanno usato per fare i tetti degli stadi. Questo è lo stadio di Houston, gigantesco. Quella superficie sopra è coperta con questo tipo di tessuto che è particolarmente leggero, ma resistente più dell'acciaio, è trasparente, ha condizioni termiche adatte a far crescere l'erba sul campo. Bene, è presente in varie applicazioni di ingegneria industriale, ingegneria civile, e viene direttamente dalla competenza delle ricerche spaziali. I cuscini d'aria. Non so se voi avete mai visto spostare enormi pesi
spingendoli su una superficie piana con un dito. Bene, è perché sotto c'è una sottilissima strato di aria compressa che permette di alzare. Bene, anche questa tecnologia è stata usata perché per spostare e movimentare i pesanti grandi carichi che serve spostare per preparare i razzi sulla rampa di lancio, vengono usate queste tecniche. Sistemi di sicurezza. La tecnologia della NASA ha permesso di sviluppare i primi sistemi di anti-intrusione basati sulle vibrazioni che permettono di capire se qualcuno sta entrando in una casa, in una stanza senza averne il permesso. Pannelli solari. Questa meravigliosa foto della casa spaziale in cui Paolo ha speso buona parte dei suoi 313 giorni mostra queste liste arancioni che sono i giganteschi pannelli solari della stazione spaziale. Bene, per poter andare nello spazio l'energia del sole deve essere trasformata in energia elettrica e la spinta verso la tecnologia delle celle solari è nata evidentemente in quella fase. Possiamo citare tecniche di purificazione antibatteriche basate sulle nanoparticelle di argento che permettono di disinfettare gli abiti o l'acqua senza usare il cloro. Possiamo pensare alle tecniche di verifica di stabilità meccanica sotto vibrazione. Quando parte l'Apollo, ma qualsiasi anche lo shuttle, tutto vibra tremendamente ed è sottoposto a degli stress meccanici pazzeschi. Bene, è su questa base che sono sviluppati, aumentando anche la scala, i test antisismici, questo è un esempio particolare, si fanno vibrare queste strutture per verificare se resistono alla spinta e allo sforzo del sisma. Se vi faccio vedere questa immagine, sapete che cos'è. È un pacemaker, la tecnologia dello pacemaker, non dello spacemaker, è una tecnologia che non devo spiegarvi perché è importante. Ci sono milioni di persone che sopravvivono grazie a questo tipo di strumento impiantato nel proprio corpo. Le tecnologie per rinfrescare gli abiti con sistemi di raffreddamento ad acqua sono derivate dallo spazio, vengono usate nelle tute dei piloti di Formula 1, in tutti coloro che lavorano pompieri a livello di ambiti in cui la temperatura è veramente molto elevata. Se vi mostro questo, a destra e a sinistra vedete uno strumento per avvitare, svitare o eventualmente trapannare nello spazio e il corrispondente Black & Decker a destra. Non è un caso, perché innanzitutto strumenti che possono operare senza la corrente elettrica attaccata alla spina sono essenziali nello spazio, da qui l'aspetto wireless, ma secondo ci sono delle applicazioni specifiche che sviluppano strumenti e quando girano non ti fanno girare il braccio nel senso opposto, perché nello spazio l'azione e reazione è sempre presente, quindi quel trapano che ha questo astronauta in mano è un trapano che gira ma contemporaneamente non fa l'effetto, e questo è usato anche spesso nei trapani commerciali perché ovviamente è un tema importante. Orologio al quarzo. Non ci crederete, ma la precisione spinta e l'affidabilità dell'orologio al quarzo è figlia diretta dell'applicazione lunare, perché servivano strumenti affidabili per poter verificare le caratteristiche, il tempo naturalmente. Oppure i blanket di Mylar alluminato che permettono di scaldarsi con strati piccolissimi di materiale, sono gli stessi che sono stati usati sistematicamente per coprire le varie parti dell'EM e delle parti che sono andati in orbita, per non parlare di altre cose. Quindi vi ho fatto una piccola lista, una lista limitatissima. Potrei continuare per delle ore. La NASA ha una database in cui tutte queste applicazioni sono state regolarmente raccolte e i cui benefici, l'avete capito perfettamente, si estendono per i 50 anni che hanno seguito e anche per il futuro. Il futuro. Io credo che sia interessante osservare che tutta questa vicenda dell'Apollo si è sviluppata in un mondo che era
in grandissima difficoltà e tensione politica. Uno parla della gara spaziale fra le due superpotenze di allora e capisce che prima partono i russi, raggiungono lo Sputnik, raggiungono il primo uomo, donna nello spazio, poi gli americani fanno il grande discorso di Kennedy, riprendono, sorpassano, tutte cose vere, belle, importanti, basate su una competizione di uno spazio di tipo civile e non militare. Perché sottolineo questo? Perché erano degli anni molto particolari questi. Lo Sputnik l'abbiamo visto, il 28 aprile 58 l'Inghilterra entra nel novero delle potenze atomiche, pochi anni dopo lo Sputnik, siamo praticamente nel 58, stiamo parlando di un anno poco più, si crea la NASA, rapidissima la reazione americana per cercare di competere con i russi. Nel 59 Castro entra a L'Avana. Nel 60, pochi si ricordano di questi, abbiamo i missili a testata nucleare in Puglia, in Italia, per qualche mese, poi vengono tolti. Si sta parlando della guerra fredda ai massimi livelli. Il muro di Berlino del 61. Stiamo parlando di un mondo in totale conflitto, scontro per il controllo con armi di distruzione di massa di intere nazioni, di interi territori. E poi c'è questo discorso di JFK, di John Kennedy, alla Rice University a Houston, che in effetti in questo contesto uno non se lo aspetta. Tra l'altro è interessante ricordare che Kennedy in due occasioni negli anni successivi propose ai russi di andare, ai sovietici, di andare assieme sulla Luna. Lo fece una volta all'ONU, di fronte a tutta quanta l'insieme dei paesi nel mondo, e un'altra volta in un altro contesto, propose ai russi di andare assieme a fare questo incredibile progetto. I russi non ci credettero, non accettarono questo tipo di proposta, che però dimostra come lo spazio avesse allora e c'ha ancora oggi una dimensione extraterrestre, ma non solamente perché siamo intorno al pianeta, ma perché ci porta in un contesto in cui la collaborazione internazionale anche fra nazioni che non sono amiche ha un valore forte, molto forte, che noi ci auspichiamo continui in futuro. Kennedy non vide mai la realizzazione del suo sogno. Il 22 novembre del 63 fu ucciso e la sua vicenda terrena finì in quell'occasione, ma non il messaggio che lanciò alla nazione, non la sua visione, perché poi appunto sappiamo che sulla Luna ci siamo stati 6 volte. L'entusiasmo di cui stiamo parlando fu straordinario in quelle ore, in quei giorni, potrei chiamare una passione globale, ma le passioni globali non durano a lungo. Chi si ricorda di voi gli astronauti dell'Apollo 12? Non credo che molti di voi si ricordino degli astronauti dell'Apollo 12 che volò 3 mesi dopo l'Apollo 11. L'Apollo 13 ve lo ricordate perché c'è stata una vicenda straordinaria e c'è anche un film che la racconta, ma l'Apollo 13, 14, 15, 16, 17 fu dimenticato anche mentre la sequenza degli Apollo erano in corso, l'opinione pubblica rapidamente si mise a pensare ad altro. Ripeto, il mondo era un mondo in fiamme, un mondo in difficoltà continua, con problemi di ogni genere, anche economici. Quindi una cosa che ci portiamo a casa è che l'Apollo ha rappresentato l'apice, un momento direi magico, anche se la parola forse è un po' strana, di una condivisione sulla Luna. Come diceva Paolo, ci sono andati gli americani, ma l'ammirazione per quello che è stato fatto dagli americani e il senso di grandezza per la specie umana è stata condivisa da tutto il mondo. Per un secondo, per un minuto, per un giorno è stata una vittoria fortemente condivisa. Poi si è tornati all'attività normale, quotidiana. Domanda: oggi abbiamo ancora traccia, ancora capacità di affrontare l'ignoto, lo spazio, con lo stesso spirito? Io direi che oggi gli individui sentono ancora il fascino della sfida spaziale. Come nazioni, come popoli, non è ovvio che abbiamo oggi la stessa passione, la capacità di attivare come nazioni, come popoli, per questo tipo di sfide, che non sono sfide contro, ma sono sfide per raggiungere qualche cosa.
qual è il motivo? Che siamo già stati sulla Luna, che non abbiamo obiettivi dello stesso respiro? Io credo che il potenziale per tornare a quel tipo di entusiasmi c'è, perché alla fine noi abbiamo fame non solo di pane, ma anche di qualche cosa d'altro. E effettivamente la ricerca, la scoperta, trovarsi migliori dopo aver risolto un problema, dopo aver capito qualcosa di nuovo, è una di queste cose per cui ha senso vivere. E la stamina non è solamente collegata all'allenamento muscolare, ma anche a quello del cervello. Il cervello è un tema interessante in questo meeting. Allenando il cervello uno riesce a puntare anche a obiettivi molto ambiziosi. In questo lo spazio è veramente stimolante. Abbiamo un desiderio innato di vincere la forza di gravità, di far partire razzi verso il cielo, fin da piccini, sprezzanti del pericolo. Lo spazio no, è per pochi che ci vanno, ma è per tutti, perché è una sfida che tocca tanti ambiti diversi, disciplinari, di prospettive, di problemi da risolvere, che è una sorgente ideale per un problem solving generalizzato di cui beneficia l'intera società nel suo insieme. Giusto per concludere sul futuro, se guardiamo il futuro, di fronte a noi abbiamo la Luna, naturalmente, più in là c'è Marte. Marte è per noi come una calamita che attrae l'immaginazione dell'uomo moderno, almeno fin dai tempi di Schiaparelli. Ricordiamo il malinteso fra Schiaparelli, il famoso astronomo italiano, e Lowell, l'astronomo americano, che traducendo male le sue osservazioni introdusse il concetto di canali su Marte e sull'esistenza dei marziani. I marziani nascono circa un secolo e mezzo fa e da allora sono sempre rimasti nella nostra immaginazione, anche se nessuno li ha mai visti. Andare su Marte non è facile, è più difficile che andare sulla Luna. Marte è molto più lontano, bisogna andare con velocità molto grandi, frenare nelle vicinanze, atterrare. Questa è una lista, non entro nei dettagli, delle circa 60 volte che si è provato ad andare su Marte. Per curiosità, tutti i tentativi dei russi sono falliti. Gli americani hanno fallito alcune volte, ma hanno anche atterrato unici per alcune volte, e alcune volte con questi rover meravigliosi che fanno delle immagini del pianeta assolutamente strepitose. Gli europei sono arrivati con una sonda, Mars Express, nel 2003, che gira intorno a Marte e ha fatto questa straordinaria scoperta dell'acqua liquida sotto la superficie della calotta del polo marziano. E nel 2016 con ExoMars, dove abbiamo messo in orbita un satellite che prende delle immagini del pianeta, e abbiamo provato ad atterrare con il famoso Schiaparelli, questa era la sonda che, vi ricorderete, ha fatto le varie fasi di avvicinamento in modo corretto, ma gli ultimi chilometri ha perso il controllo del software ed è precipitata. Nel 2020 avremo la seconda parte di ExoMars, una missione veramente interessante perché punta a portare sul pianeta un rover con un trapano che andrà a scavare in profondità sotto terra. Sappiamo che in buona parte della superficie di Marte c'è del ghiaccio, traccia dell'antica acqua marziana, e all'interno del ghiaccio, di qualche misto ghiaccio e polvere, ci potrebbero essere tracce interessanti da riportare a un'eventuale presenza di vita biologica nel passato. Marte è il futuro. Per darvi un'idea, il progetto Marte costa circa 10-15 volte il costo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi è un progetto che prenderà tempo, denaro, risorse e tecnologia, per cui ci vorrà ancora del tempo. Attualmente ci sono due modi per affrontare una missione. Vabbè, questa è l'acqua, la salto a questo punto perché, scusatemi, non voglio perdere troppo tempo. Ci sono due modi: quello che propone, diciamo, l'agenzia spaziale statunitense, una serie di missioni con fasi intermedie e via via per portare la maturazione della tecnologia per poter un giorno atterrare con degli uomini su Marte. E poi c'è l'approccio di questo signore che appunto sta sviluppando
il Big Falcon Rocket, vi ricordate il più grande dei razzi della prima slide che vi ho mostrato, e per poter andare lui stesso con un gruppo di amici a colonizzare il pianeta rosso, basandosi sostanzialmente sull'investimento privato e le modalità per sviluppare esplorazione spaziale guidata dal mondo dell'industria, dal mondo dei privati. Chi dei due avrà in mano il testimone di questa conquista di Marte che la NASA porta a 20-30 anni da oggi, ma lo diceva anche 10 anni fa e anche 20 anni fa, quindi bisogna capire quando è che si parte con questo orologio, e Elon Musk lo fa entro i prossimi 4-6 anni a seconda di quando ce lo comunica, è una grande questione aperta. Musk un po' di cose importanti le ha fatte in questi ultimi anni, SpaceX, Tesla, le pile di potenza e qualche altra cosa che viene periodicamente portata alla nostra attenzione. La NASA ha la tradizione e la forza di un'agenzia governativa di altissima competenza, la verità starà forse nel mezzo o forse nella collaborazione fra due entità totalmente diverse. Con questo punto di domanda io lascerei e finirei il mio intervento. Grazie. Bene, grazie. No, vorrei fare un'ultima domanda, un ultimo spunto. Noi stiamo parlando di imprese che hanno avuto un successo planetario, storico, unico, e spesso, giustamente, si parla di queste cose nella loro fase positiva, cioè quando le cose vanno bene, quando si arriva allo scopo. Non è sempre così, cioè credo che in questo mondo dello spazio, è già stato detto e documentato, entriamo in un mondo rischioso, in un mondo in cui le cose sono affidate a una serie di fattori complessi, in cui il rigore, l'allenamento, la tenacia, la durata nel tempo sono assolutamente necessari. Qualcosa che nella nostra cultura non è così diffuso, no? Se ne è già anche parlato, sono progetti che hanno una parabola anche temporale, questi ultimi, che si misura in decenni, non in giorni o in minuti come siamo sempre più abituati, decenni con centinaia se non migliaia di persone completamente dedicate per uno scopo comune. Ecco, questo impone una motivazione forte, e quindi vorrei fare una domanda anche un po' personale, perché insomma lavorate in un mondo che ha queste caratteristiche, no? Allora la domanda personale è proprio questa: qual è la sorgente di questa motivazione anche quando le cose, appunto, come spesso succede, non vanno esattamente per il verso giusto, quando occorre trovare energie che non si era preventivato di dover trovare? Questo aspetto, appunto, di una tenacia, di una durata e di una passione al fondo che permette a voi di fare quello che fate. Ma domanda apparentemente semplice, forse, o apparentemente difficile. Difficile da rispondere, ma ritorno al fatto che sono un ingegnere aerospaziale, quindi quando si cominciano a parlare di queste cose che vanno a scavare nel senso di noi come esseri umani, mi gratto la testa, appunto. Ma io direi che secondo me quando si fanno le cose sono difficili, di fatto bisogna partire nel fare una cosa per la quale hai passione. E che cos'è la passione? Ma ognuno ha la sua definizione. Io lo sento come un motore interno che ti porta a fare una cosa perché la vuoi fare. E spesso e volentieri oggi facciamo una cosa perché ci porta soldi, ci porta fama, ci porta un ritorno immediato.
e falliamo perché non abbiamo la capacità, la tenacia di sopravvivere a quelle che sono le possibili delusioni, i possibili errori. Fare le cose semplici sono capaci tutti, sono le cose difficili, sono i sogni impossibili che sono difficili da fare, e per quelli occorre veramente, per quanto mi riguarda, avere una passione. Quindi io, si è visto che sono riuscito a volare nello spazio a 50 anni, quando alcuni astronauti vanno in pensione, e non è stato così semplice, sono volute multiple prove, multiple applicazioni, multiple domande, non sono stato preso la prima volta, non sono stato preso la seconda volta, e poi non mi hanno assegnato al volo, poi si aspettava, insomma, e alla fine c'è alla base di tutto questa tenacia, che secondo me viene dalla passione, perché quella è la cosa che volevo fare. Quindi esorto tutti, ogni tanto nelle mie presentazioni una delle domande che mi fanno è interessante, questo, i ragazzi mi chiedono: scusi, quanto prende di stipendio? Che è una domanda che mi lascia un po' così, perché è importante sicuramente, ma non capisco il senso di questa. L'ho capito dopo, perché dicono: ah, che bella questa storia dell'astronauta, forse mi piacerebbe fare, ma è ricco? Perché se no non lo faccio, se no non mi metto a fare tutte quelle cose, le prove, ti infilano sottoterra, sulle montagne, questo, quella, perché se no devo essere ricco e famoso, allora sì. Ma questo non è il motore vero. Il motore vero è di fare una cosa perché la vuoi fare, perché ti stuzzica di fare, e questo parte soprattutto dalle passioni. Tra l'altro, se fai una cosa con passione, riesci a fare quello che gli americani chiamano l'extra mile, il passo quando non puoi più camminare, riesci a farlo lo stesso. È fondamentale imparare dagli errori, per esempio. E gli errori, noi qui abbiamo una cultura dove ammazziamo gli errori. Se uno fa un errore, si guarda attorno, se non l'ha visto nessuno, me ne vado, sarà colpa di qualcun altro. Di fatto, questa è una cosa in cui ho dovuto imparare alla NASA: un errore non è un tuo errore, è un errore del sistema. Sì, certo, sei stato tu a sbagliare, ma perché? Non c'avevi abbastanza addestramento, l'equipaggiamento non andava bene, non c'era nessuno che ti seguiva. Non sei tu che hai fatto l'errore, l'hai fatto fisicamente, ma siamo stati noi a fartelo fare. E quindi dobbiamo noi prendere controllo di questo errore e fare in modo che tu non lo possa fare. E quindi, paradossalmente, quello che fa l'errore diventa quello che ha trovato la cosa che nessuno aveva trovato prima. E quindi tu lo dici, e non solo, sei anche orgoglioso di aver fatto una cosa che ha ammazzato l'equipaggio in addestramento, che però ha tirato fuori una debolezza del sistema. E queste sono cose che dobbiamo imparare queste cose, e dovremmo come società imparare a trovare le passioni, non riuscire a mettere a fuoco queste passioni, pensare che non funzionino, anche nelle cose più semplici, anche fare il tassista, anche fare il parrucchiere. L'altro giorno a una conferenza con una scuola, una bambina di 12 anni: ciao, come ti chiami? Ho una domanda. Sì, come ti chiami? Isabella. E che cosa vuoi fare da grande? La gelataia. E io l'ho guardato un attimo così, e tutti a ridere, che se avesse voglio fare il medico, qualcosa, la gelataia, no, una cosa. Ma ragazzi, fare la gelataia e farla a livello mondiale, inventando il gelato più buono, non solo ti esprimi, ma potresti diventare la persona più ricca d'Italia col gelato. Cioè, voglio dire, le passioni, cerchiamole, seguiamole, perché attraverso di quelle riusciamo a esprimerci e riusciamo a andare dove di solito non si riesce ad andare se ci vai per altre motivazioni. Ma intanto mi rifarei al discorso di Kennedy, che messo in bocca a un personaggio politico lo rende molto più importante che ha messo in bocca una persona qualsiasi, perché ha messo in moto una nazione. E quindi questo tipo di decisione di percorrere la strada difficile perché è importante farlo, guardando lontano, guardando oltre la propria scadenza o obiettivi personali, è qualcosa che la società dovrebbe recuperare anche in momenti di benessere e non solo in momenti di crisi. Perché il problema che rischiamo di avere, lo sappiamo benissimo, che in momenti di minore difficoltà uno si pone degli obiettivi più facili. Paradossalmente, quando avrebbe più risorse, più potenzialità, più
facilità di affrontare i problemi, invece si dedica a delle cose più facili, dovrebbe essere in qualche modo. Altrimenti stiamo dicendo che ci servono le catastrofi per fare delle cose fatte per bene, e io mi augurerei che possiamo fare le cose fatte per bene senza mandare in fiamme il pianeta. Questa è una prima considerazione. La seconda è che la passione, quella che dice Paolo, io la declino in modo leggermente diverso. Prima della passione c'è una curiosità, c'è un obiettivo, c'è qualche cosa che ci sveglia la mattina o non ci fa dormire la notte per raggiungere certi tipi di risultati. Possono essere le cose più diverse. Chi vuole andare nello spazio? Chi vuole fare lo scienziato? Chi vuole scoprire la formula migliorativa del gelato? Non sono esempi messi a caso, ma è la curiosità, questa caratteristica che noi abbiamo come specie umana rispetto di fatto a qualsiasi altra specie, che è veramente cablata nel nostro cervello, che dobbiamo imparare a esaltare, eccitare, perché si può anche addormentare e si può anche distruggere. Noi siamo degli esseri molto sensibili al contesto sociale, e se siamo inseriti in contesti sociali che non ci aiutano a stimolare la curiosità e a costruire su di essa, la possiamo addormentare e occuparci di cose che sono molto meno degne di quelle che siamo. E secondo me la curiosità che con l'aiuto dell'educazione, formazione, esempi, qualche adulto, qualche opportunità, diventa passione, che dà un senso all'avventura di ciascun individuo e gli dà la possibilità di raggiungere obiettivi dove il sacrificio e la fatica diventano trascurabili. Quanta fatica, quante frustrazioni, quante difficoltà possiamo sopportare? Non lo sappiamo, perché dipende tutto da quanto è forte la motivazione, la passione, la curiosità e il senso dell'obiettivo che abbiamo. Noi siamo estremamente elastici in questo. Quindi io credo che l'educazione, l'esempio, la formazione, dalle famiglie alla scuola in poi, dovrebbe essere di eccitare lo sguardo brillante che hanno i ragazzini piccoli, affinché passati attraverso elementari, media, liceo, gli rimanga lo sguardo brillante e affrontino il mondo con quel tipo di atteggiamento. E a questo punto la fatica, la difficoltà, la frustrazione diventano gestibili. Se sparisce quella scintilla, uno si ferma al primo scalino. Beh, siamo partiti evocando lo sguardo meravigliato degli antichi alla Luna, e questo breve percorso, ma intenso e appassionante, siamo resi conto di più del momento in cui ci troviamo a vivere oggi, di quanto è cambiato il nostro sguardo, quanto più consapevole è la nostra coscienza di essere su questo pianeta, di essere nel mondo che ci circonda. C'è una frase proprio di Neil Armstrong che sintetizza dal suo punto di vista quell'evento di 50 anni fa. La cosa più importante, ha scritto, della missione Apollo fu dimostrare che l'umanità non è incatenata per sempre a un solo pianeta e che le nostre visioni possono superare quel confine e che le nostre opportunità sono illimitate. Forse possiamo discutere sulle illimitato, ma sicuramente possiamo dire non limitato dalla nostra immaginazione. Perché chi avrebbe potuto immaginare 200 anni fa il dialogo di oggi? Sarebbe stato impossibile. E in tutto questo sviluppo, la cosa che colpisce è che comunque ancora oggi il punto di partenza per un'impresa, per un passo ulteriore di conoscenza, di conquista, è quello stesso stupore che gli antichi vivevano guardando la Luna,
da lontano e senza comprenderne il significato fisico. Ma quell'apertura originale, quella meraviglia di fronte alla realtà è proprio la scintilla da cui scatta la curiosità, da cui scatta la passione, con cui uno si pone un obiettivo, con cui uno incomincia a collaborare con altri, a sentire che altri insieme a lui possono godere di più della bellezza della realtà e della conoscenza della realtà. È questa meraviglia che infatti muove la nostra ragione, che fa sorgere le domande e che ci permette e ci permetterà ancora di entrare in rapporto con tutte le cose, di entrare in rapporto profondo con le cose, con il mondo, fino alla scoperta del senso delle cose, ciò che le rende belle e utili per la nostra umanità e per l'umanità di tutti. Quindi io vi ringrazio molto veramente di questo dialogo di oggi. Scusate, ho ben tre avvisi da dare, tre notazioni finali. Una è che tra le numerose autorità che sono presenti a questo incontro vorrei salutare in particolare padre Franco Carollo, che è il rettore del santuario della Santa Casa di Loreto, perché c'è un motivo particolare. C'è un motivo molto particolare, perché ci ha fatto sapere che in occasione del centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, patrona di tutti gli aeronauti, compreso astronauti, Papa Francesco ha concesso il giubileo lauretano per tutte le persone coinvolte nel mondo dell'aviazione civile e militare, per tutti i lavoratori e passeggeri e per tutti i fedeli che giungeranno pellegrini alla Santa Casa di Loreto da ogni parte del mondo. Quindi con questo auspicio, diciamo, siamo tutti abbracciati da questa particolare attenzione di Papa Francesco anche a questo mondo che supera addirittura i confini dell'orbita terrestre. Il secondo avviso, che è molto importante, è che siamo ormai alla conclusione, andiamo verso la conclusione di questo meeting e non è ancora troppo tardi per esprimere la nostra gratitudine, il nostro sostegno al meeting attraverso la donazione che, devo dire, generosamente è stata data, è stata offerta in tutta questa settimana e non importa quanto si intende dare, ma un gesto di supporto è veramente un segno, è uno di quei grandi obiettivi, questo meeting, che tante persone si sono sentite come proprio e che rende possibile quello che altrimenti non sarebbe possibile. Anche questo della donazione è un gesto molto semplice che tutti noi possiamo fare presso coloro che hanno la famosa maglietta rossa con la scritta "dona ora" e con il cuore rosso. Quindi vi prego di tenere questo in considerazione. L'ultimissimo avviso è che per chi volesse continuare informalmente un dialogo e qualche domanda con i nostri carissimi Paolo e Roberto, siccome qui fra poco ci sarà un altro incontro, è stato allestito al Salone B2, qui adiacente, uno spazio in cui è possibile intrattenersi un momento con loro, lasciando libero in maniera abbastanza celere questo salone. Grazie di nuovo a tutti, arrivederci.